Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata, studioso di medicina naturale ed esperto dietologo. Infatti, dottor Torchio, con lei stiamo facendo una bella interessante carrellata sull'alimentazione. Abbiamo parlato dei primi piatti, delle proteine, dei contorni, dei legumi, del fabbisogno giornaliero proteico. Oggi con lei io voglio parlare di una cosa che abbiamo nominato ma non abbiamo mai approfondito, cioè i cibi fermentati. I cibi fermentati che in realtà sono molto buoni a livello di nutrienti eccetera eccetera, ma non tutti possono mangiarli se hanno un'intolleranza. Sì, allora intanto i cibi fermentati sono nati nella notte dei tempi, ecco, per risolvere il problema della conservazione, perché qui stiamo parlando di cibi sotto aceto, per dire un classico cibo fermentato, e quindi si utilizza questo lavoro dei batteri e degli lieviti contenuti nell'aceto o negli lieviti che vengono aggiunti al cibo fermentato, per esempio nella soia, nella salsa di soia, oltre alla soia, al frumento, all'orzo, al riso, quello che si utilizza, si aggiunge poi acqua, sale e i fermenti e si fa fermentare per un tempo normalmente molto molto lungo. La fermentazione che cosa fa? I fermenti si nutrono parzialmente delle proteine, le demoliscono, quindi è come se fossero dei bancali di mattoni impacchettati che vengono sbloccati, tutti i mattoni vengono resi disponibili, si liberano i sali minerali, si liberano diverse vitamine e tutte sostanze molto più facilmente assorbibili dal corpo. L'unica controindicazione del cibo fermentato è proprio quella che tu hai accennato, e cioè che quando le persone hanno un intestino delicato o non hanno una corretta flora batterica per l'utilizzo di antibiotici, per lo stress, per l'utilizzo di cibi non adeguati, allora il cibo fermentato, che normalmente contiene ovviamente lieviti e batteri ancora attivi, potrebbe dare gonfiore o dare disturbi. Però il cibo fermentato nasce normalmente come un cibo comunque ricco di proteine, di aminoacidi, di sali minerali, di vitamine che derivano proprio dal lavoro dei batteri e quindi oltre a conservarsi acquisisce delle proprietà e quindi una certa percentuale potrebbe essere presente nei nostri piatti. Ma per chiarire meglio, io ti ho fatto una carrellata, perché qui parliamo dei crauti, i crauti che salvano il popolo tedesco grazie ai loro enzimi digestivi da quei piatti carnei molto conditi con molto grasso, che sono estremamente pesanti nella digestione e soprattutto anche deleteri per le arterie e per il colesterolo. Ma io vi parlo dello yogurt, che è un classico cibo fermentato salutare, sì. La salsa di soia l'abbiamo già citata. Vi ricordo che i nostri dadi possono essere sostituiti per esempio con il miso, che è nuovamente un fermentato di riso, di orzo, di soia, che arriva dal Giappone, ricchissimo di proteine, aminoacidi e sali minerali, anche dal buon sapore. Se posso dare un consiglio, io il miso personalmente lo uso, lo metto nel minestrone, no, così appunto, a parte che fa benissimo, ma poi non vado a intossicarmi con questi dadi confezionati. Esatto. È veramente buono nel minestrone. È veramente una risposta, il miso è una risposta, diciamo, al dado, che normalmente ha sempre un'aggiunta di glutammato. Il miso, se costruito, prodotto bene, è un prodotto naturale che è veramente ha delle grandi proprietà. Poi ti ricordo ancora che ci sono dei fermentati di barbabietola molto ricchi di ferro, di betaina, di sostanze utili anche all'organismo per l'energia. Uh-huh. Poi c'è il kimchi coreano, che anche qui sono verdure fermentate, fino ad arrivare addirittura alla colatura di alici, che io che sono vegano questa cosa mi fa rabbrividire, ma al nord fanno fermentare le alici, utilizzano questo è un concentrato, ovviamente come se fosse un estratto di carne molto concentrato, in quel caso di pesce. Vi ricordo il natto lo è rarissimo, difficile da trovare, un qualche cosa di bianco, deriva dai fagioli di soia giapponesi bianchi fermentati, anche
ricco di proprietà. E poi vi ricordo che anche semplicemente il tè nero, non il tè verde, ma il tè nero è una deriva dalla fermentazione delle foglie del tè. Quindi i prodotti fermentati sono assolutamente innumerevoli e devono essere introdotti in quantità giusta, equilibrata, sulla base delle esigenze del nostro intestino. Servono ovviamente anche per riequilibrare proprio la flora batterica. Anche le bevande, anche la birra e il vino sono alimenti fermentati, e è naturale che un mezzo bicchiere di vino a pasto faccia bene, così come può non far male un piccolo bicchiere di birra, e ovviamente in questo caso, se esageriamo, abbiamo i problemi che conosciamo molto bene. Quindi tutto nelle giuste dosi. Esatto. Grazie dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli, e a casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle oramai tantissime puntate che abbiamo fatto, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio, la patologia che, o l'argomento che volete trovare. Grazie e buon proseguimento.